Andreotti diceva: il potere logora chi non ce l'ha. Ecco. Io dico la verità, non mi logora molto, perché, amici miei, quando si assaggia il potere di Dio veramente nel proprio cuore, perché noi siamo deboli. Non siamo quello che sembriamo. Dici, Don Giancarlo è bravo. No, 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 nessuno è bravo. Gesù non voleva essere chiamato buono. Una volta uno dice, maestro buono. Gesù ci ha detto, ma perché mi chiamo buono? Uno solo è buono, un Padre eterno. Ecco, allora, amici miei, non lasciamoci ingannare. Ecco, perché se no il potere dei piaceri, dei soldi, il potere di comandare, ci frega. Se non assaggiamo il potere di Dio che è l'amore, il perdono, noi rimarremo sempre schiavi e ci vuole solamente la morte per assaporare un po' la gioia e la pace. Dopo la morte, però la grazia è assaporare la gioia dell'amore di Dio, del perdono, prima di andare a goderlo eternamente nel paradiso, amici miei. Si può incontrare Dio qui sulla terra, mannaggia la miseria. Ecco, il ricco e il povero Lazzaro è stato l'oggetto della catechesi di mercoledì. Sentiamo un po' queste brevi parole di Papa Francesco. Ignorare il povero e disprezzare Dio. C'è un particolare nella parabola che va notato. Il ricco non ha un nome, soltanto l'aggettivo, il ricco, mentre quello del povero è ripetuto 5 volte. E Lazzaro significa Dio aiuta. Lazzaro che giace davanti alla porta è un richiamo vivente al ricco per ricordarsi di Dio, ma il ricco non accoglie tale richiamo. Sarà condannato pertanto non per le sue ricchezze, ma per essere stato incapace di sentire compassione per Lazzaro e di soccorrerlo. Le parole del Vangelo di questa domenica della Santissima Trinità sono bellissime e ci confortano. Sono del Vangelo secondo Giovanni. Gesù dice ai suoi discepoli, dice a noi che non dobbiamo scoraggiarci, perché noi tante cose che Gesù dice non le capiamo, alcune non le capiremo mai fino in fondo, ma non le capiamo perché, come diceva l'amico prima, il mondo in cui viviamo ci distrae, non ci aiuta a fermarci e a contemplare il mistero dell'essere, dell'esserci mio, dell'esserci di tutto. Ecco, guardate come dice Gesù ai discepoli, dice oggi anche a me e a te. Io ho molte cose da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Ecco, anche il mistero della Santissima Trinità, chi non capisce a parole, ci può entrare qualcuno che fa l'esperienza della effusione dello Spirito, cioè del perdono dei peccati, perché lo Spirito è l'acqua e il sangue che sgorgano dal cuore trafitto di Gesù, che vengono a noi attraverso la messa, la confessione, i sacramenti. Ecco, però dobbiamo avere la fede, perché se no sono solamente dei servizi coreografici, religiosi, non sono sacramenti che ci salvano veramente, perché senza la fede rimane una coreografia. Ecco, quando verrà lui lo spirito di verità? Ecco, lo spirito di verità e dice, caro Giancarlo, tu sei un coso fetoso, ti comporti veramente male, non so che volte, ma io ti voglio bene lo stesso. Io ti amo così come sei. Se tu, amico mio, amica mia, io non crediamo che un Signore non ne può bene perché siamo buoni, siamo bravi, perché siamo tutti così fetosi, tutti, cioè fetosi perché puzziamo, ci sporchiamo, perché non viviamo da figli di Dio. Ecco, Dio
manda Gesù per questo, di coraggio, che io ti voglio bene. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà da quello che è mio. Ecco, il mistero di Gesù, che celebreremo domenica prossima, no? Gesù, vero Dio, vero uomo, vero Dio, da quello che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quello che è mio e ve lo annuncerà. Ecco, carissimi amici, non dimentichiamo che i nostri cari fratelli maggiori ebrei unge gridano che Gesù Cristo è il Messia. Ma questo è giusto su ebrei, ma anche tra di noi preti, tra di noi addetti ai lavori, catechisti, sacristani che venano alla chiesa, noi che portiamo i figli a battezzare, a comunicare, a cresimare, a sposare e facciamo i missi di morte, pure non crediamo, amici miei. Perché quando c'è qualcuno che crede che veramente Gesù è il figlio di Dio, per esempio come San Francesco e Paola, è la miseria, cammini su po' mare, passo sette messine, cioè dire cammini su po' morte. Ecco, trasi tra i fornaci invocati senza te bruciare nelle situazioni più difficili, perché c'è lo Spirito di Cristo, ecco, che procede dal Padre attraverso di Lui e arriva a noi. Ecco, ma perché ci sia questo Spirito, amici miei? C'è bisogno della preghiera. Cioè, case nostre non si prega, ma ne vediamo televisione, trasmissioni di tutte le maniere, stiamo sempre con questi telefonini, WhatsApp, Facebook, tutte queste cose che non è che sono cattive, sono pure buone, Twitter, si possono veicolare cose belle, ma se non fermiamo la nostra vita un po' alla contemplazione, non proviamo il gusto di esserci, c'è una canzone bellissima, di, come si chiama, non mi ricordo, grande cantautore nostro, che si intitola L'illogica allegria, no? Che dice appunto che lui si ferma, abbassa il finestrino sull'autostrada, dice sì, lo so che c'è tanto male, che le cose non vanno bene, ma io sto bene, ecco, perché mi rendo conto che la vita mi viene data continuamente da un altro, e questa è la coscienza che noi dobbiamo avere, e questo altro non è uno che così gli sfugge di mano la nostra vita, no? Questo altro è un padre buono, un padre di misericordia, un padre di tutti, dei bambini che muoiono continuamente, padre di quelli che non vengono fatti nascere, padre dei morti ammazzati e anche di quelli che li hanno uccisi, degli esclusi, dei malati, degli abbandonati, e padre di tutti, perché questa non è la vita, amici miei, questa è l'anticamera della vita, c'è un'altra vita, perché se la vita fosse solo questa, avessi mi pigliato una pistola e ne sparare, amici miei, perché ci sono le fortunate e le sfortunate. Ecco, se noi stiamo con Gesù, entriamo piano piano in questo mistero, nel mistero di Dio che è Padre, che ha mandato il Figlio e che continuamente ci dona lo Spirito. Ecco, allora concludiamo questo nostro incontro pregando la Madonna, pregandola bene, ecco come ci ha insegnato Papa Benedetto, che ci fa chiedere alla Madonna, Maria, Madre di Dio, tu hai donato al mondo, a noi, la vera luce, Gesù tuo figlio, figlio di Dio, colui che può illuminare tutto. Ecco, mostraci Gesù, guidaci a Lui, insegnaci a conoscerlo e ad amarlo, perché possiamo anche noi, magari piano piano, con pazienza, diventare capaci di vero amore ed essere sorgenti di acqua viva in mezzo a un mondo confuso e assetato però di amore, di bellezza, di verità. Ecco, perché questa fame, questa sete è difficile che possa essere cancellata dalle circostanze della vita. Allora, carissimi amici, io vi auguro una bellissima domenica, ma veramente auguro a me e a voi di poter dare più spazio alla contemplazione, alla preghiera, specialmente davanti a Gesù
e a Gesù crocifisso, perché è da lì che viene lo Spirito Santo che ci perdona e ci fa cambiare lo sguardo su di noi e sul mondo intero. Buona domenica e a Dio piacendo, alla prossima. Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre a puzza sotto naso, facci mancare a chi non ci spirito, e ne facciamo tanti canni in susi, ma siamo solo giù c'è preso.